Buonasera a tutti, mi presento, sono Miriana e sono un istruttore di fitness musicale. In questo piccolo video, che intitolo Io resto a casa e mi alleno così, ti mostrerò una piccola sequenza di lavoro estratta dal nuovo format di Power Pump Evolution, un allenamento che prevede un lavoro di tonificazione globale e vi mostrerò due circuiti dove lavoreremo sul minuto per ogni distretto muscolare. Ma prima di iniziare mi piacerebbe lasciarvi un ulteriore messaggio. Questo è sicuramente un periodo dove tutti noi stiamo vivendo un senso di forte sofferenza, ma la realtà che stiamo vivendo non deve e non può spegnere i nostri sorrisi perché oggi abbiamo bisogno di unione e di positività. Quindi restiamo uniti, lottiamo e insieme ce la faremo. Adesso iniziamo, quello che vi serve è una band e un tappetino. Inizio. Primo circuito, andrò ad inserire degli elementi che andranno a stimolare in maniera alternata i distretti muscolari inferiori e superiori. Fine circuito, inserirò un elemento che andrà a stimolare in maniera specifica il core. Iniziamo da un air squat, posizione di partenza, piedi ampiezza anche, extraruoto leggermente le punte, porto le mani su, quindi spalla, gomito e polso risulteranno allineati. Inspiro, scendo. Espiro, salgo, inspira, espira. Mi pongo in maniera laterale così mi vedi meglio. Adduci le scapole, lo sguardo resta sempre orizzontale. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Secondo elemento sarà sulla parte alta e faremo distensioni sopra la testa. Quindi prendiamo la nostra band, la posizioniamo sotto i piedi che avranno un'ampiezza quanto le nostre anche. Porto le mani in linea con le spalle, inspiro, espiro, porto su, inspiro, espiro. Controlla la fase di inspirazione. Terzo elemento, ritorno sulla parte bassa e faremo un air lunge, 30 secondi per gamba. Porto la gamba destra avanti, la sinistra va dietro, il tallone resta staccato, le mani tornano su, inspiro, scendo, espiro, salgo. Secondi, quindi porto la gamba sinistra avanti. Inspiro, espiro. Quarto elemento, ritorno giù. Faremo un push-up con i gomiti stretti. Vado giù, punto l'avampiede, le mani sono vicino ai capezzoli. Inspiro, espiro, vado su. Inspiro, espiro. I gomiti restano proiettati dietro. Quinto elemento, jump squat. Quindi la posizione di partenza è quella dello squat. Inspiro, scendo, espiro, salto. Mi pongo in maniera laterale. Quando salti, mantieni lo sguardo sempre in una linea orizzontale, quindi non guardare il suolo. Inspiro, espiro. Ultimo elemento è sul core. Andiamo giù. Posizione quadrupedica. Il polso è sotto la spalla, quindi sono allineati. Punto gli avampiedi. Inspiro. Espiro, stacco le ginocchia e mantengo addome attivo. Esegui il dog stability per 45 secondi, 15 sono di recupero. Secondo circuito, partiamo da uno stacco, quindi prendiamo la nostra band, la posizioniamo sotto i nostri piedi, li metto in maniera laterale così mi vedete meglio. Regolo l'intensità della banda. La posizione di partenza sarà
gambe leggermente flesse, rachide in flessione, scapole addotte, inspiro, espiro, vado su. Mantieni sempre il dorso attivo e quindi non perderai mai l'adduzione delle scapole. Secondo elemento, shoulder bridge, quindi ponte sui glutei. Ci posizioniamo al suolo, la banda ci darà una controresistenza. Andiamo giù, piedi piantati al suolo. Posizioniamo la banda sopra le nostre creste iliache. Con le mani la fissiamo al suolo. Inspiro, espiro, stacco il gluteo e contraggo. Terzo elemento, tirata al mento. Quindi rimettiamo la nostra banda sotto i nostri piedi. Uniamo i due lembi. Un attimo. Le mani manterranno una distanza di circa un pollice. Inspiro, espiro, porto su le braccia. Le mani resteranno più o meno all'altezza del petto. Quarto elemento, affondo in lunge pliometrico. Quindi la posizione di partenza sarà quella dell'affondo. Inspiro, espiro, salto. Secondi di lavoro, 15 di recupero. Quinto elemento, rematore. Posiziono di nuovo la banda sotto i piedi, unisco di nuovo i due lembi, le braccia hanno una larghezza quanto le spalle. Inspiro, espiro, mantieni i gomiti proiettati dietro, mi metto lateralmente. Ultimo elemento sul core ed eseguiremo un plank. Quindi andiamo giù, posizione di partenza è la posizione quadrupedica, porto gli avambracci al suolo, mano al suolo, punto gli avampiedi e mantengo. Mantieni l'addome attivo, i quadricipiti sono attivi, il gluteo pure. Mantieni. Esegui il plank per 45 secondi, 15 sono di recupero. Dopodiché eseguiremo di nuovo il secondo circuito con una tempistica prestabilita di 5 minuti. Le ripetizioni sono anch'esse prestabilite e saranno 10. Questo è il nostro workout. Ci vediamo presto. Ciao!